Dunque, signor Brusca, buongiorno. Buongiorno. Intanto ci vuole dire, come prima domanda, vuole risponderci se lei ha mai fatto parte dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra e poi naturalmente se la risposta è positiva, come è la sua affiliazione, il periodo, alla presenza di chi e l'appartenenza alla famiglia mafiosa. Allora, sono stato affiliato alla famiglia di San Giuseppe Iato, che è la stessa fa mandamento, nel 1975-76, come soldato semplice, che questo ruolo l'ho mantenuto fino alla fine del 89, dall'89 al 96 ho rivestito il ruolo di sostituto capomandamento di San Giuseppe Iato. Nel 1986? Fino 89, sino... Ah, 89. 89, fino 89, fino 96, 1996, okay. 20 maggio 96. 89-96. Lei ha detto che è stato affiliato nella famiglia di San Giuseppe Iato che faceva mandamento. Vogliamo ricordare quali sono le famiglie mafiose che facevano parte di questo mandamento? Allora, San Giuseppe Iato, San Civirello, Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, l'ultimo periodo dall'86-87 in poi anche Camporreale. Senta, ci può descrivere come è avvenuta la sua affiliazione? È avvenuta alla presenza di quasi tutti i componenti della famiglia di San Giuseppe Iato, più c'erano altri soggetti di altre famiglie, con il cosiddetto, mi hanno fatto entrare in una stanza e mi hanno fatto giurare certe regole di Cosa Nostra, con un sistema, cioè di avermi punto al dito, farmi far uscire il sangue e poi facendomi giurare alcune regole. E quali erano queste regole? Di non tradire Cosa Nostra, di rispettare certe regole di Cosa Nostra. Tutto quello che devo fare rivolgermi al mio capomandamento e tutto quello che devo fare al mio capofamiglia e poi di conseguenza anche al mio capomandamento. Chi era in quel periodo il suo capofamiglia e capomandamento? Il capofamiglia era, capomandamento e capofamiglia era Antonino Salamone, ma siccome costui risiedeva per problemi giuridici in Brasile, lo sostituiva mio padre Bernardo Brusca. Quindi di fatto lei dipendeva da suo padre, da Bernardo Brusca? Sì, in quel momento storico sì. Suo padre fu presente alla sua affiliazione? No, nel momento precisamente no, però c'erano tutti gli altri soggetti. E il padrino di Cosa Nostra allora fu Salvatore Rina. Salvatore Rina? Sì. Senta, lei per conto di Cosa Nostra ha detto: io sono stato soldato semplice fino all'89, poi dall'89 al 96 vice capomandamento. E lei ha commesso dei delitti per conto di Cosa Nostra? Sì, ho commesso omicidi, stragi, traffico di droga, estorsione, tutto quello che compete Cosa Nostra. I primi omicidi che ha commesso quando si sono verificati? Quando li ha commessi? Ma i primi, subito dopo la mia affiliazione, appena 18-19enne, il primo fu, credo, uno di San Giuseppe Iato, non mi ricordo il nome in questo momento, davanti al cinema Basile, poi un tentato omicidio in un certo Riolo, e poi quello più eclatante fu quello del colonnello Russo. E poi tutta un'altra serie di fatti. Ecco, vogliamo fare così un elenco anche dei fatti omicidiari più gravi ai quali lei ha partecipato? Ma quelli a cui ho partecipato è stato questo del colonnello Russo, del capitano Emanuele Basile, la strage Capaci, strage Chinnici, tutta una serie, la strage della circonvallazione e poi tutta una serie di cosiddette lupare bianche contro uomini di Cosa Nostra. Senta, quando è iniziata la sua collaborazione? Con i colloqui investigativi
dopo 3 giorni del mio arresto, quindi il 20 maggio, dopo il 23 e 24 maggio, con le autorità competenti, con l'autorità giudiziaria, ho fatto prima un verbale il 26 o 27 luglio e poi definitivamente dal 9-10 agosto 96. Ci può dire quali sono stati i motivi che l'hanno indotto a collaborare? I motivi per cui mi hanno indotto a collaborare è che fondamentalmente prima che ancora io venisse arrestato avevo letto alcune dichiarazioni di Salvatore Cancemi che l'aveva reso in uno dei tanti dibattimenti e mi ha portato, cioè queste dichiarazioni consistevano che Salvatore Riina aveva progettato l'eliminazione mia e di Salvuccio Madonia, figlio di Francesco Madonia di Resuttana, per motivi che lui riteneva che io avessi sbagliato, a che ho capito che mi sentivo una persona tragediata e come me me ne sono venuti alla mente tanti. A quel punto ho capito che Cosa Nostra doveva essere una difesa per i deboli, ma così non era, ma era piena di tragedie, e io in quel momento mi ero rovinato per tutta una serie di fatti per cui li ho in maniera sintetica menzionato poco fa, che a me alla fine non mi interessava né di contrastare gli uomini dello Stato o di andare a contrastare tutti i questi uomini d'onore per cui ho fatto la cosiddetta guerra di mafia. Alla fine a me non mi ci portava nessuno e niente, no? Io non avevo problemi con nessuno, non avevo avuto lite con nessuno, e a questo punto mi sono sentito amareggiato e ho avuto sensi di, non voglio dire parole molto grosse, disgusto, cioè di ripensamento. Dopodiché, da lì a poco sono stato tratto in arresto e il momento dell'arresto ha completato la mia maturazione, perché credo che quello che è successo con il mio arresto non è successo mai con nessuno. Quando sono uscito dalla questura c'è tutta una serie di fatti e mi hanno spinto a cominciare a collaborare. Senta, lei ha mai avuto notizia, mai sentito parlare del giornalista Mario Francese? Sì. Ci può dire quando e da chi ha sentito parlare di Mario Francese? Ma di Mario Francese io ne ho sentito parlare così in maniera generica, che doveva, c'erano persone di Cosa Nostra, in particolar modo di coloni, che lo volevano eliminare. Poi un giorno è successo che io, trovandomi con Leo Luca Bagarella a San Giuseppe Iato, eravamo in macchina assieme, eravamo a casa mia, da casa mia stavamo andando per andare verso Palermo, all'uscita di alcune strade secondarie, mettendoci nella strada principale di San Giuseppe Iato, arrivando in una piazzetta davanti una trattoria, osteria, quello che può essere cosiddetta chiamata Salia, vediamo uscire, c'era il giornalista che era uscito appena appena da questa trattoria, ce lo vediamo di davanti, e Leo Luca Bagarella esterna, dice guarda qua, io lo vado cercando a destra e a sinistra e me lo ritrovo qui da davanti. Cioè se avessimo l'attrezzatura, per attrezzatura intendo la macchina rubata, le armi, eravamo preparati per questo fatto, lo avremmo eliminato a San Giuseppe Iato. Siccome lui eravamo impreparati, poi il giornalista si è messo in macchina, noi abbiamo continuato a camminare e non è stato più possibile che lui se ne stava andando, non avevamo il tempo materiale di poter organizzare il fattaccio. Senta, ci può descrivere meglio se quindi avete visto Mario Francese che usciva da questo ristorante, ho capito bene? Dunque. Sì, ristorante, trattoria, comunque trattoria. Lì a San Giuseppe Iato. Sì. Il Francese era da solo, a piedi, in macchina, in compagnia di qualcuno, ci può dire questo? No, che io mi ricordo, il Francese era a piedi che stava andando verso la sua macchina, non mi ricordo se era da solo o era in compagnia, ma credo da solo. Si ricorda che macchina, il colore della macchina? Il colore era chiaro, una macchina bianca, non mi ricordo se era una 128 qualche, o simile, comunque una macchina familiare. Di colore chiaro? Sì. E Bagarella le disse che se avesse avuto le armi lo avrebbe ammazzato sul momento?
Cioè, se lì invece di essere con una macchina pulita eravamo con una macchina rubata e le pistole in mano, ci saremmo fermati, ucciso e ce ne saremmo andati. Le è poi capitato di sentire parlare di Mario Francese, dell'omicidio di Mario Francese in qualche altro momento? Sì, poi successivamente, sempre a causa della dichiarazione di Salvatore Cancemi, commentando alcune dichiarazioni di Salvatore Cancemi che in televisione o sempre leggendo sui giornali, e in particolar modo mi riferisco a Cancemi parlando dell'omicidio di Boris Giuliano, cosa dichiarava Cancemi? Che Raffaele Canci le aveva fatto delle confidenze coinvolgendo il proprio figlio nell'omicidio del questore Boris Giuliano. Il Bagarella, commentando negativamente verso Raffaele Canci, dice: chi gli porta a fargli queste confidenze, ci li va a fare prendere un processo gratis, dice, non c'era motivo. Da qui poi si è commentato tutta una serie, ma così in maniera molto sintetica, tutta una serie di fatti, che lui era stato opera di Borsi Giuliano, del giornalista francese, di Michele Reina, di tutta una serie di fatti che lui si sentiva responsabile, era responsabile di avere commesso questi crimini. Quindi mi faccia capire, parlando Bagarella con lei, cominciò a raccontare una serie di fatti dei quali lui era responsabile, tra questi parlò anche dell'omicidio francese. Sì, e l'argomento... in maniera molto più chiara di Borsi Giuliano, perché c'era stato fatto il nome di Domenico Canci, figlio di Raffaele. E chi fece il nome di Mario Francese, Bagarella o lei? No, io l'ho fatto lui. Questi nomi che ho menzionato li ha fatti lui. Poi, così, non c'era bisogno che lui mi dicesse ho adoperato questa pistola, ho adoperato questa macchina. Cioè, per me già era un discorso compiuto che lui mi stava facendo, che era responsabile di quei fatti. Si ricorda questa conversazione fra lei e Bagarella dove è avvenuta, quando è avvenuta? Questa discussione fu, se non ricordo male, a casa di Monticciolo Giuseppe, incontrata a Giammascio, e fu una di tante, delle tante commenti fatti di collaboratori di giustizia, in quel momento di Cancemi Salvatore. Cioè, stava confermando che Cancemi Salvatore stava dicendo il vero. Eravate latitanti? Sì, tutti e due latitanti. Lei sa, dico, a parte queste conversazioni che ho avuto con Luca Bagarella sia mentre Mario Francese era vivo sia dopo l'omicidio di Mario Francese, dico, i motivi dell'omicidio, ne ha avuto mai modo di parlarne con qualcuno? Cioè, quale fu effettivamente la ragione che spinse ad uccidere Mario Francese? I motivi erano che costui dava fastidio, che indagava molto sulla diga Gargia, sui lavori della diga Gargia che in quel momento si stavano realizzando, e gli dava molto, molto fastidio. Prevalentemente questo, poi non so se ce n'hanno altri. Allora chiariamo una cosa, cioè lei, a parte questa conversazione con Leo Luca Bagarella, è a conoscenza di altri particolari sull'uccisione e sull'esecuzione dell'omicidio di Mario Francese? No, sull'omicidio, cioè sui motivi, non li ho saputi nell'ultimo periodo, i motivi già li sapevo prima, per cui doveva essere eliminato il francese. Poi c'è stato il caso della trattoria, e poi nell'ultimo periodo ci sono stati questi commenti nell'ultimo periodo. E queste sono le sue conoscenze sull'omicidio di Mario Francese? Perfetto. E lei ci stava dicendo, a proposito del motivo, scriveva troppo della diga Garcia, Camaleo Garcia, come si dovrebbe... Garcia, Garcia, quella che sì. Infatti, ci può dire che interessi aveva Cosa Nostra e chi di Cosa Nostra nei confronti della diga Garcia? Ma in quel momento c'era, prima di tutto, c'era il cosiddetto... scandalo, che c'era stata una grossa speculazione a livello regionale, in quanto i terreni venivano pagati sia ai proprietari sia agli affettuari, cioè in sostanza venivano pagati due volte, e questo era un primo scandalo, perché poi c'erano affettuari fentizi, c'era tutta una situazione particolare, e poi c'erano i lavori
i lavori, gli appalti, subappalti, c'erano alcuni interessi un po' particolari, e il giornalista francese credo che ci sia dedicato moltissimo su questo, su questi temi. Ma lei ha conoscenza di persone di Cosa Nostra che avevano interessi nella diga? E persone di Cosa Nostra direttamente no, però c'erano gli uomini d'onore del territorio che avevano interessi a gestire e dare la tranquillità sotto ogni punto di vista all'ora alla Lodigiani che stava lavorando, che stava realizzando questi lavori. Ricordo pure che c'era un interesse particolare per il modesto Giuseppe, c'erano delle situazioni un po' particolari, mi ricordo pure che c'era una contraddizione con un certo Cascio di Santa Margherita che doveva fare la fornitura, se ne doveva uscire, c'erano tante piccole contraddizioni che in quel momento il colonnello Russo c'era pure che si interessava per fare una specie di consulente, c'era tutta una serie di fatti che in quel momento c'è in discussione per la diga Caccia. Lei ha parlato dell'impresa Lodigiani, e sa se l'impresa in quel periodo ha avuto dei rapporti con Cosa Nostra? Sì, l'impresa Lodigiani si rivolgeva allora tramite Pino Lipari con gli uomini d'onore di Cosa Nostra. Pino Lipari è un uomo di fiducia degli uomini d'onore di Corleone. E perché si rivolgeva a Pino Lipari? Si conoscevano, non so da dove veniva la conoscenza, come la prevenienza, comunque si rivolgeva a Pino Lipari per costoro avere delle tranquillità sul territorio e fra virgolette mettersi a posto e pagare poi il cosiddetto pizzo. Ecco, infatti, che significa mettersi a posto? Cioè la Lodigiani si doveva mettere a posto, che significa? Mettere a posto che quando doveva andare a lavorare ci si doveva mettere, ripeto, fra virgolette, in regola con le cosiddette regole di Cosa Nostra, se no costui avrebbe subito danneggiamenti, avrebbe subito, gli avrebbero fatto saltare i mezzi meccanici, i cantieri, si sarebbe pure potuto arrivare anche alla stessa incolumità o dei titolari o di qualche geometra. Senta, e lei sa, lei ci ha detto, si è messa a posto tramite Pino Lipari, ecco, questo lei lo sa perché le fu riferito da qualcuno, lo sa direttamente? Sì, lo so direttamente perché sia in questa occasione che poi successivamente per altri lavori, per altri fatti, il tramite era Pino Lipari per la Lodigiani. Senta, lei ha mai sentito parlare della commissione provinciale di Cosa Nostra? Sì. In che termini? Commissione provinciale di Cosa Nostra significa che Chico è una componente di tutti i capi mandamento di Cosa Nostra che vanno a rappresentare a livello provinciale tutti i mandamenti del territorio palermitano, cioè della provincia. Lei sa se nel 1978 e nel 79 esisteva questa commissione provinciale? Sì. Ci può dire chi partecipava a questa commissione provinciale? Io quelli che mi ricordo in questo momento erano mio padre per San Giuseppe Iato, quando mancava Antonino Salamone, e quando veniva Antonino Salamone, perché spesso e volentieri Antonino Salamone ogni tanto veniva, e per Santa Maria di Gesù era Stefano Bontrade, per Corleone era Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, molte volte assieme, certe volte si alternavano strumentalmente o in maniera studiata. Poi c'era Peppino Farina, Stefano Casalverde, Francesco Intil per Caccamo, Nene Geraci per Partenico, che poi nel tempo sono stati cambiati, Antonino di Bagheria, che allora prima di Villa Abate il mandamento era Bagheria. Antonino Mineo, e Michele Greco per Ciaculli, in questo momento non ho altri ricordi. Senta, lei ha detto che strumentalmente o in maniera studiata Provenzano e Rina si alternavano, ci vuol dire che significa?
significa che in quel momento era così, cominciata cosiddetta una specie di guerra fredda, cioè dei contrasti già all'interno di questa commissione, e ogni volta che dovevano andare a rappresentare i problemi di Cosa Nostra, tra Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, che sostituivano Luciano Ligio, prima di andare in commissione si mettevano d'accordo degli argomenti che dovevano affrontare e di cosa rispondere in base all'argomento che si dovevano studiare, e si mettevano d'accordo se ci andava uno o ci andava l'altro, se ci andava uno non ci andava l'altro, o qualche volta è capitato che ci andavano tutte e due, ma spesso e volentieri non mai tutte e due assieme, ma ci andava sia l'uno o, primo, o uno o l'altro. E quindi prima di andare in commissione i due si mettevano d'accordo sugli affari che riguardavano, sì, il mandamento? Sì. E nel 1978 e nel 79 dunque il mandamento di Corleone e la famiglia Corleone erano retti da Provenzano e da Riina insieme? Sì. In quel periodo sì. Senta, per quelle che sono le sue conoscenze, il capomandamento deve essere messo a conoscenza di un omicidio che si deve effettuare nel suo territorio? Se no, quantomeno questo sì, ma se no finiscono le cosiddette regole. Nel 78-79 queste regole che dice lei venivano rispettate? Per il proprio ruolo, per il proprio mandamento sì, qualche volta ogni tanto saltava qualche regola. Lei ha conoscenza di situazioni particolari in cui queste regole sono saltate? Saltate a livello di commissione, cioè nel senso che l'omicidio per esempio del colonnello Russo, Salvatore Riina, essendo che era nel suo territorio, l'ha fatto proprio perché nessuno gli poteva dire più di tanto, cioè anche se poi quando è stato interpellato lui l'ha negato. Quindi nel caso del colonnello Russo non furono rispettate le regole? No, non furono. C'era stata una richiesta di eliminarlo, è stata rigettata, poi è stata fatta una forzatura all'interno di Cosa Nostra, è stata violata a livello di commissione, ma su quanto riguarda sul territorio, lui essendo dentro casa sua, hanno deciso di fare quello che voleva. Ma qual erano la regola della commissione? Cioè come avrebbe dovuto essere, per rispettare la regola, come avrebbe dovuto comportarsi chi voleva commettere un omicidio? Dipende da cosa si trattava, se un appartenente fosse in un altro territorio doveva andare a chiedere permesso a quella famiglia se potevano commettere un omicidio o spiegare le ragioni perché costui doveva essere eliminato, dipende dalla situazione, o per territorio o per problemi personali o nell'interesse della collettività. E quindi questo veniva fatto dove? In commissione? Sì, veniva fatto in commissione alla presenza di tutti, ognuno esternava le sue problematiche. E lei ha conoscenza di altri episodi relativamente ai quali questa regola è stata violata? Lei ci ha detto appena il colonnello Russo, sa di altri omicidi per i quali questa regola è stata violata? Ma quelli che io conosco sono quello del giudice Costa, del capitano Emanuele Basila, per quanto riguarda gli uomini d'onore Giuseppe Di Cristina, e poi credo che non ce ne siano stati altri che io sappia. Al momento non mi ricordo altro. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Le parti civili. Sì, sono l'avvocato Lanfranca per la parte civile familiari di Mario Francese. Senta, io intanto le chiedo se sa per quale giornale scriveva Mario Francese. Se non ricordo male, per il Giornale di Sicilia. Sì. Senta, lei ricorda in che periodo avvenne questo omicidio? Ma se non ricordo, 78, 79, 77, in questo periodo. Senta, lei sa o ricorda in che dove avvenne questo omicidio? A Palermo. Sì,
che zona di Palermo, lo ricorda? Ma così molto vagamente, se non ricordo male, la zona Resuttana, però non sono sicuro. Sì, la zona di Resuttana, in Viale Campania. Viale Campania rientra nella zona di Resuttana. Sì, perfettamente. Senta, a chi faceva capo quella zona nel 79 in Cosa Nostra? Guardi, non vorrei sbagliare, come famiglia alla famiglia di Francesco Madonia. Mandamento doveva essere allora, era tutto unico, San Lorenzo. Sì. Senta, lei ha parlato prima dell'omicidio del colonnello Russo, in che periodo è avvenuto questo omicidio? Se non mi ricordo male, 77. Nel 77. Le risulta che la commissione negli anni, la fine degli anni 70, quindi nel 79, 78, 79, 80, funzionasse regolarmente, cioè si rispettavano effettivamente le regole? Sì, come ho spiegato poco fa, si rispettavano e credo che la prima delle mie conoscenze, la prima forzatura fu proprio quella del colonnello Russo. Sì. Non ho altre domande, però. Sì. Altri difensori debbono intervenire? Avvocato Martinez. Sì. Avvocato Martinez, buongiorno. Buongiorno. Signor Brusca, vorrei sapere una cosa. Lei ha riferito di un episodio in cui lei si trovava a San Giuseppe Jato insieme a Luca Bagarella e in un giorno appunto vide Mario Francese entrare in una trattoria. E lei ha anche riferito che Luca Bagarella sarebbe stato pronto anche in quel momento ad ucciderlo. Ora, la mia domanda è questa. Vi era già stata prima una riunione della commissione che aveva deliberato l'uccisione di Mario Francese? Prima di questo episodio? Guardi, io non lo so se era stato deliberato o non è stato, io non lo so, io gli ho detto che non lo vedeva, stava entrando nella trattoria, stavo uscendo dalla trattoria e lo incontravamo per caso e lui fa quelle esternazioni. E ho detto, per rendere più comprensibile il mio discorso, dicevo, se avevamo l'attrezzatura pronta l'avremmo eliminato. Lui l'esternazione dice, lo vado cercando a destra e a sinistra e me lo ritrovo davanti ai piedi, che poi era stato deciso. Non deciso io questo, non lo so perché non ero presente. Dico, quindi senza permesso della delibera, diciamo, della commissione, il Luca Bagarella secondo lei avrebbe potuto uccidere in quell'occasione? Secondo lei un'ipotesi del genere non si può chiedere? Chiediamo valutazioni. Sì, d'accordo. Facciamo eventualmente riferimento alle regole, dato d'accordo. Che le regole hanno formato oggetto già di esame da parte del pubblico ministero. Sì, però in quell'occasione lei ha riferito che Luca Bagarella appunto era pronto per ucciderlo se avesse avuto le armi. In concreto lei non sa quindi se vi era stata appunto, se poteva esserci una violazione delle regole? In quel momento, per quello che mi competeva, no, perché io ero stato messo a disposizione da parte di mio padre, che quando veniva l'ultimo dei colonnelli si metteva a disposizione, quindi no, in quel momento per quello che mi competeva. Se poi magari la sbagliavo, questo non lo so. Lei è a conoscenza se vi è stata una riunione, se vi ha partecipato oppure se ha accompagnato qualcuno che ha partecipato a questa riunione in cui è stata deliberata appunto l'uccisione di Mario Francese? No, io quello che veniva discusso all'interno della commissione non lo so, ma più di una volta ho accompagnato sia Salvatore Rina sia mio padre precisamente alla Favarella per oggetti che riguardavano i capi mandamento, cioè la commissione. Ho capito, lei ha riferito anche prima al pubblico ministero che Salvatore Riina e Bernardo Provenzano si mettevano d'accordo prima sulla loro partecipazione, diciamo, a queste riunioni della commissione. Ora io volevo sapere da lei come sa che si mettevano d'accordo prima? Perché quando io c'è stato per un periodo, prima ancora che avvenissero fuori dalle dichiarazioni di Beppe e di Cristina,
spesso e volentieri, o quasi sempre, accompagnavo io Salvatore Rina in queste riunioni, lasciando pure per caso mio padre. Più di una volta è successo, ci siamo incontrati in una zona a Brancaccio, detto Bagnasco, e dove c'era Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, si mettevano d'accordo, discutevano, dopodiché, dipende chi decidevano chi doveva andarci, li mettevano in macchina e me li portavo. Ma lei conosce il contenuto di queste conversazioni tra Rina e Provenzano? Così in maniera molto sommaria, nel dettaglio no, perché non erano presenti né quando loro discutevano né quando poi andavano in commissione, però sapevo che quella strategia si metteva, perché poi c'erano i commenti che al ritorno, per dire, mi aspettavano, si commentavano poi fra di loro, aspettavano te, io aspettavano me, quello ha detto questo, quello ha detto quell'altro, e quindi c'erano degli cosiddetti dico, ma questa è una sua deduzione, no, sono fatti che io assistevo, però non sapendo il contenuto non potevo capire quello che loro dicevano nelle mezze parole. Quindi insomma è una sua deduzione. No, Presidente, mi scusi, perché dare questa valutazione? Non è una deduzione, se l'ha ascoltato il Brusca... Ha detto che lui aveva non sapeva il contenuto, ma discutevano di quello che era stato fatto in commissione. Le ha risposto, poi le valutazioni le faccia tu. Vabbè, nessun'altra domanda, grazie. Sì, su questo tema, Presidente. Allora, signor Brusca, allora facciamo un chiarimento. Lei è in grado di ricordarsi... lei ha detto, ecco, ho visto Francese su questa macchina chiara, vicino a questa macchina chiara, usciva da una trattoria, questa zialia, come dice lei. Possiamo collocare nel tempo questo incontro? Quando è avvenuto rispetto all'omicidio? Un anno prima, sei mesi prima, due mesi prima? No, no, guardi, sono passati 20 rotti anni, ma sarà stato, che so, 15 giorni, un mese e mezzo, non è passato tanto tempo, è passato pochissimo. Quindi poco tempo prima dell'omicidio lei ha visto Mario Francese? Sì, in quel frangente. Guardi, non posso sbagliare, però siamo là, a distanza di 15 giorni, un mese, 20 giorni. Benissimo, non ho altre domande, Presidente. Senta, le sue conoscenze relativamente all'omicidio Francese lei nel tempo le ha distribuite e collocate in tre momenti. Ha parlato di questo episodio della trattoria, poi ha parlato... Delle rivelazioni di Cancemi, il momento successivo, diciamo abbastanza recente, però ha aggiunto i motivi, io li sapevo già da prima dell'episodio della trattoria. Ci vuole chiarire il senso di questa affermazione? Siccome il pubblico ministero mi aveva chiesto i motivi, pensavo che i motivi avesse interpretato che io li sapesse successivamente, già i motivi per cui era stato ucciso il Mario Francese io lo sapevo già negli anni, fine degli anni 70, cioè il momento in cui è stato ucciso, cioè poi Bagarella ha esternato successivamente che lui si è reso responsabile di Boris Giuliano, di Reina, di Francese, di tutta una serie di fatti molto delicati. Quindi intendo dire, prima dell'episodio dell'incontro all'uscita della trattoria lei questi motivi non li sapeva, non aveva mai sentito parlare? No, in quel momento già io sapevo, il motivo per cui doveva essere ucciso. Quindi nel momento relativo all'episodio dell'incontro all'uscita della trattoria? Sì, già quello era oggetto di commento, perché il Francese si interessava in maniera molto forte per i fatti della diga Gaggia, in particolar modo. Senta, lei a proposito del colonnello Russo ha fatto un collegamento con la diga Garzia dicendo che il colonnello Russo si interessava per fare delle consulenze. Ci vuole chiarire meglio il senso di queste affermazioni? Andava a fare delle consulenze, comunque si stava consulenza o si stava impiegando qualche cosa nei confronti della Lodigiani. E la Lodigiani non poteva dirgli di no e quindi gli hanno detto di sì, però il colonnello Russo non è stato ucciso per questo, questo è stato, diciamo, l'ultimo fatto. Il colonnello Russo è stato ucciso per tutta una serie di fatti, questo è stato anche un motivo. E per quali fatti? Lei è stato, ha detto di essere stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio. Sì. Quindi
è in possesso di notizie relativamente a queste motivazioni. Ma il colonnello Russo è stato ucciso primo per quello che mi diceva Salvatore Rina, che gli dava la caccia per arrestarlo, che già allora era latitante. Tant'è vero che dava la colpa anche a Gaetano Badalamenti, di essere suo confidente, perché una volta gli aveva dato un appuntamento dal commercialista Mandalari e il Salvatore Rina dice lui che intuendo non ci è voluto andare perché lì si sentiva creato in una trappola, tant'è vero che poi lì c'è stata una perquisizione e dal colonnello Russo in particolar modo. Il colonnello Russo indagava su sequestro Cassina, il colonnello Russo dava la caccia ai cosiddetti corleonesi, cioè una parte dei corleonesi, e quindi c'era pure, indagava su altri fatti, e Salvatore Rina, i corleonesi lo volevano morto per tutta una serie di fatti. In quella circostanza lui ebbe la forza di poterlo uccidere, perché la commissione gli aveva detto di no, perché aveva coinvolto uomini d'onore della famiglia di Ciaculli, e quindi quando poi l'argomento si doveva affrontare lui in commissione aveva la maggioranza, se no non l'avrebbe fatto. Senta, chi materialmente diede a lei l'incarico di uccidere il colonnello Russo? A me l'incarico, come poco fa gli ho detto, mio padre mi aveva messo a disposizione di Salvatore Rina, qualunque cosa lui mi chiedesse io mi dovevo mettere a disposizione. Mio padre, si figuri che non c'era, un giorno arriva Luca Bagarella, Salvatore Rina e altri soggetti, mi chiedono di mettermi a disposizione, loro avevano già preparato la macchina rubata, le armi erano a San Giuseppe Ato, io prendo le armi, preparo la situazione logistica sul territorio, perché ho chiamato altro soggetto, Giuseppe Agrigento, che si doveva mettere a disposizione per un incarico, e poi la sera, che è stata in tarda serata, abbiamo portato a termine l'episodio. A proposito della diga Garcia, lei sa se soggetti del Corleonese e quindi della famiglia di Corleone avessero interessi specifici in questi, o nei terreni oppure nei lavori che si andavano realizzando? Per quello che so io, direttamente loro credo che non avessero nessun interesse, nel senso non avevano l'interesse dei mezzi, dell'operatività, ma avevano l'interesse di gestire, fra virgolette, la situazione, favorire i loro amici o le persone a loro indicati e garantire la tranquillità della Lodigiani. Questo è un fatto non solo dei corleonesi, ma un po' di tutti. E la sua famiglia aveva interessi? No, non ho, perché quello è territorio di Corleone, non era territorio di San Giuseppe Ato. Quando si verificò l'episodio della trattoria, lei si trovava da solo con Bagarella oppure vi erano altre persone in vostra compagnia? No, io e lui da solo eravamo. Eravamo in macchina che stavamo uscendo di via Garibaldi, che è una strada secondaria di San Giuseppe Ato, e ci ritroviamo che dall'uscita di questa strada e dalla piazzetta sono 20-30 metri e ci ritroviamo il giornalista di davanti. Fu una sorpresa. Va bene, su questi temi ci sono domande? Nessuna da parte pubblico ministero, Presidente. Gli altri difensori, nessuna domanda, quindi chiudiamo l'esame. Ringraziamo l'ausiliario che ci ha assistito, l'avvocato Ligotti, possiamo chiudere il collegamento.